delle Misericordie e dei gruppi donatori di sangue Fratres è stato sin dall'inizio quello di tener vivo il sentimento della fraternità e l'aiuto disinteressato verso il prossimo grazie all'attività di volontariato nell'ambito sociosanitario. L'incontro in Piazza San Pietro con Papa Francesco è stata un'occasione per confermare questo impegno come braccia operanti della Chiesa e per approfondire ancor di più le motivazioni umane e cristiane della missione delle Misericordie. Il Papa si è rivolto agli oltre 30.000 volontari, esortandoli a dare il cuore ai miseri, quelli che hanno bisogno, perché è quello che ha fatto Gesù. La figura del donatore totale, infatti, non si limita ad eseguire passivamente, ma si dedica all'altro con umanità, perché riconosce nell'uomo l'immagine di Dio. C'è il rischio di essere spettatori informatissimi e disincarnati di questa realtà, oppure di fare dei bei discorsi che si concludono con soluzioni verbali e un disimpegno rispetto ai problemi reali. Troppe parole, ma non si fa niente. Questo è un rischio, non è vostro. Vostro lavorate bene, eh? Ma c'è il rischio. Nei racconti evangelici, ha osservato Papa Francesco, possiamo cogliere la vicinanza, la bontà, la tenerezza con cui Gesù accostava le persone sofferenti e le consolava. Gesù aiuta quindi a dare senso e valore all'attività del volontario che diventa, come ha ribadito il Papa, presenza che soccorre. Anche noi siamo chiamati a farci vicini, a condividere la condizione delle persone che incontriamo. Bisogna che le nostre parole, i nostri gesti, i nostri atteggiamenti esprimano la solidarietà, la volontà di non rimanere estranei al dolore degli altri e questo con calore fraterno e senza cadere in alcuna forma di paternalismo. Il Papa ha infine elencato le 7 opere di misericordia corporale perché alla base di tutto c'è l'esempio del nostro Maestro che ci chiama ad operare, ad andare dai sofferenti, avvicinarsi come Gesù ha fatto. E spesso è proprio l'assenza di Dio la radice più profonda della sofferenza. Grazie di nuovo a tutti voi per quello che fate. Grazie. Che le misericordie e i gruppi Fratres continuino ad essere luoghi di accoglienza e di gratuità nel segno dell'autentico amore misericordioso per ogni persona.